È un grande piacere ed un onore darvi il benvenuto a nome del Consiglio regionale del Piemonte alla conferenza Fuori dagli schemi, dove oggi iniziamo a parlare di sogni e di come i sogni si inseguono andando controcorrente. Ma prima di iniziare a presentarvi gli ospiti che saranno con me sul palcoscenico, è per me un onore invitare qui sul palcoscenico il Presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia. Grazie, grazie a voi. Grazie ai presenti. Quando mi è stato proposto qualche tempo fa di fare un incontro, una chiacchierata, diciamo, al Salone del Libro col titolo Fuori dagli schemi, era un po' particolare, non si capiva. Poi crescendo l'idea, crescendo anche l'emozione, cercando di emozionare anche i presenti, cercando di creare una simbiosi con i relatori qua presenti, col pubblico e anche col Consiglio regionale, perché io qua rappresento l'intero Consiglio regionale e si può anche vedere dopo pranzo, spero che non sia successo nulla di grave. Nello specifico, quando mi è stato proposto Fuori dagli schemi, non potevo non partecipare, non potevo aderire a questo incontro, anche perché, come giustamente cerco anch'io nel mio piccolo da Presidente del Consiglio regionale di essere fuori dagli schemi istituzionali, cercando di essere in simbiosi con una struttura che ha necessità di essere il più istituzionale possibile. Dal mio punto di vista cerco di essere il meno istituzionale possibile, è un gioco di parole che però sto cercando di portare in essere in questa legislatura, proprio per cercare di avvicinare l'istituzione del Consiglio regionale con il pubblico, con i cittadini, con i piemontesi, e ancora meglio qua al Salone del Libro, in questa platea dell'Arena Piemonte, in un contesto assolutamente positivo e fantastico, perché ricordiamo che fino a qualche mese fa, se non qualche settimana fa, avevamo ancora le mascherine, non ci salutavamo con le mani, con i gomiti, col piede o col tacco. Oggi possiamo effettivamente essere qua, anche se le disposizioni Covid non permetterebbero di stare senza mascherina, ma lo facciamo con una platea molto vasta e con un pubblico qua al Salone del Libro vastissima rispetto a un'idea di solo qualche mese fa. Abbiamo degli ospiti di eccezione che sono ben rappresentati dal nostro conduttore Walter Rolfo, che sicuramente ci emozioneranno e ci faranno capire che bisogna essere effettivamente, per essere unici, e il Consiglio regionale continua anche a livello legislativo di trovare l'unicità degli eventi e l'unicità delle persone, come anche a livello istituzionale. Qua abbiamo un'unicità di persone, abbiamo 5 persone che ci faranno sicuramente emozionare. Grazie e buon lavoro e complimenti a voi per la vostra particolarità e unicità, che mi metto anch'io, ma in questo caso lascio a voi il palco. Grazie mille, ancora un applauso al Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, grazie di cuore per tutto quello che state facendo per noi. E allora, oggi parliamo di sogni, so che molte volte per inseguire i sogni bisogna avere il coraggio di andare controcorrente, quindi avere il coraggio di cambiare vita. Quanti di noi hanno pensato, vorrei lasciare tutto e andare a vivere in un paese tropicale e aprire un ciringhito? Oppure quanti hanno pensato, cambio vita, mollo il mio lavoro e vado a fare il musicista? Oppure mollo il mio lavoro e cambio tutto, inizio a lavorare in palestra? Quanti di voi hanno sogni che hanno tenuto chiusi in un cassetto perché non avevano il coraggio di metterli in pratica? Ecco, oggi ho il piacere di presentarvi 5 persone che hanno avuto il coraggio di inseguire i propri sogni. Ecco, io credo che l'impossibile non esista, ma non è gratis. Cioè, inseguire i sogni ha un costo emozionale, ha un costo di vita, e oggi scopriremo queste storie fantastiche che saranno magari, spero, di ispirazione per le prossime scelte future. Parto presentandovi Gianni Moramarco, artista, Oscar Gianmarinaro, musicista. Poi abbiamo Morgan Icardi, direttore d'orchestra e pianista. Manuela Savini, campionessa mondiale di padel over 45. E poi Simone Spadalotto, psicologo e psicoterapeuta, che ci metteva un po' tutti d'accordo. Ho avuto il piacere, vi ringrazio, grazie Presidente per avermi invitato, probabilmente perché io sono lucidamente schizofrenico. Io ho una vita strana, io sono nato mago prestigiatore a 9 anni e mezzo e poi mi sono involuto o evoluto ingegnere.
quindi vivo un po' confuso, con una bacchetta magica nella mano destra con la quale inseguo sogni e un foglio Excel nella mano sinistra con il quale cerco di realizzarli. Poi ho continuato la mia evoluzione come giornalista in Rai, quindi insomma siamo molto complicati qua dentro, perciò sono la persona più adatta per parlarvi di schizofrenia di vita. Se ci pensate però, che bella la musica d'accompagnamento. Avete portato i... Ok, diciamo, se ci pensate, anche per... poi arrivo, però faccio un... C'è stato un momento nella vita di ognuno di noi in cui tutti noi abbiamo creduto che nulla fosse impossibile, in cui abbiamo creduto che potessimo realizzare qualunque sogno. Ed è quando ogni manico di scopa diventava una spada, quando i nostri sogni, noi li chiamiamo sogni, li chiamiamo progetti, perché eravamo sicuri che prima o poi avremmo fatto l'astronauta. Ed è quando, sotto vicino a Natale, ci nascondevamo dietro l'albero di Natale con una tazza in mano, sperando di riuscire a vedere Babbo Natale. Ed è quando eravamo bambini. Poi siamo cresciuti e la famiglia, i genitori, la scuola, gli amici hanno cercato di diseducarci a sognare. Quante volte ci hanno detto, stai coi piedi per terra, non fare sogni grandi, stai in gruppo con tutti gli altri, stai lì, che poi per noi piemontesi è una dannazione. Noi piemontesi, quante volte ci hanno detto da piccoli, che cosa penserà la gente? Se non vinci, se non sei bravo, se non sei migliore, cosa penserà la gente? Io lo dico con orgoglio, mio papà faceva il contadino nel Monferrato, poi è venuto a vivere, mio papà è un uomo che ha lavorato 25 ore al giorno tutti i giorni, perché si è alzato un'ora prima tutti i giorni, e poi grandinò per 3 anni di seguito, non aveva più da mangiare, quindi lasciò la campagna e venne a vivere a Torino, dormì per 3 anni su 6 sedie. Uno di quegli uomini che ha fatto l'Italia, adesso ha 92 anni. E mi ricordo, avevamo la casa in campagna, la casa più vicina era il cimitero a 3 chilometri, e io avevo 5-6 anni, giocavo con il cane, gridavo, facevo un po' di casino, come fanno tutti i bambini, e mi ricordo che si affaccia mia mamma dalla finestra e mi dice, Walter, shh, non gridare, cosa penserà la gente? Faccio, non lo so mamma, sono tutti morti, quindi non lo so. Però dico adesso che sono grande, per prima volta, che cosa pensa la gente è una spada di Damocle terribile. Quante volte che cosa pensa la gente ha guidato le nostre scelte, ha guidato le nostre decisioni. E la cosa incredibile, pensandoci, è che noi spendiamo tutta una vita cercando di dimostrare a quelle persone che ci dicevano di navigare sott'acqua che invece sappiamo anche stare a galla. Ecco, questo è forse l'aspetto più affascinante del secondo corrente. Non interessarsi di che cosa pensa la gente e avere il coraggio di stare a galla. Ed è un piacere per me raccontarvi le storie di questi 5 personaggi straordinari che, inseguendo proprio il loro coraggio e il loro destino, hanno cambiato la loro vita e, siccome molti di loro sono artisti, stanno migliorando anche un po' la nostra. Quindi vi chiedo un applauso per tutti e 5. E per una somma di assonanze partirei subito con la presentazione del più giovane, di Morgan Icardi. Pensate che lui ha soltanto 15 anni ed è attualmente uno dei più giovani a livello mondiale ed è orgogliosamente torinese, quindi piemontese, uno dei più giovani pianisti e direttori d'orchestra. Solitamente i direttori d'orchestra sono grandi e lui invece, aspetta... E lui invece ha deciso di andare controcorrente fin da bambino. Vediamo un video e così partiamo con un po' di musica e un po' di arte. Per l'energia e la grinta, soltanto 14 anni in quel video. Dovete sapere che lui ha oltre 200.000 fan su Facebook, dove trasmette la sua passione per la musica classica. Morgan, ti faccio una domanda. In che cosa tu sei controcorrente? In che cosa si conclama il tuo essere fuori dagli schemi?
Diciamo che sono fuori dagli schemi perché certamente di solito il direttore d'orchestra si fa un'età molto più, possiamo dire, matura. Qual è l'età media di un direttore d'orchestra? Di solito un giovane direttore d'orchestra viene considerato sui un giovane direttore d'orchestra dai 35 ai 40 anni veramente. E, mi ricordo una volta un direttore d'orchestra con una grande fama, un direttore d'orchestra molto importante, mi ero presentato chiaramente dopo aver visto un suo concerto e senza vedere alcun mio materiale, senza avermi visto come artista, come musicista, senza aver sentito alcune delle mie riproduzioni musicali, mi disse: sei troppo giovane, è impossibile, non lo sai fare anche se non ti ho visto. E quindi mi ha detto di andare a giocare a pallone, andare a scuola, e cosa pensare la gente, appunto, quello che stavi dicendo prima. Stai con le altre persone, non essere unico, che è pericoloso, perché è chiaro, non c'è certezza nell'essere un leader della società, non c'è veramente certezza. È chiaro, stare a galla è una cosa, è veramente vivere la vita, è chiaro, è una scelta, perché è molto pericoloso, a volte è anche molto più demanding da parte tua. E tu cosa gli hai risposto? Gli ho risposto... Si può dire anche se ci sono bambini? No. Io non sono quel tipo di persona. No, lo so. Io sì, però. Quindi aver risposto male. Tu invece cosa gli hai risposto? Sì. Secondo me piuttosto è una cosa... È una scelta, veramente. Non c'è nessun male nel scegliere di essere diversi, come non c'è nessun male nel scegliere di essere come gli altri. È chiaro che siamo tutti unici, siamo tutti diversi, ma... Quando qualcuno è molto determinato alla mia, possiamo dire, giovane età, non volevo andare a giocare a calcio, non volevo andare a scuola a guardare gli amici e basta. Volevo intraprendere qualcosa di nuovo e che sentivo, per cui sentivo una grande passione, per cui sentivo una passione che sarebbe stata duratura. Qualcosa che... Ti ricordi quando è stato il momento epifanico in cui... Hai deciso io farò il pompiere, come diceva Grisù, per chi si ricorda. Tu quando è che hai detto io voglio fare il direttore d'orchestra, porca paletta? E a chi l'hai detto per primo? Ok, il primo corso che ho fatto di direzione d'orchestra, la prima volta che ho diretto un'orchestra era a Todi, a 12 anni, e è proprio in quel momento che ho deciso io voglio essere un direttore d'orchestra per il resto della mia vita. Voglio creare musica con altre persone, con la meravigliosa società che è l'orchestra e voglio stare bene con loro, voglio creare qualcosa che sta in una dimensione diversa, che sta in una dimensione trascendente con loro ogni giorno per il resto della mia vita. Era complimenti, merita un applauso già solo per tra gli infiniti motivi, perché molte persone non riescono a realizzare i propri sogni perché non hanno sogni. E non so quanti di voi a 12 anni abbiamo detto io voglio fare direttore d'orchestra e poi abbiamo fatto direttore d'orchestra. Quindi il tuo più grande talento, oltre ovviamente quelli musicali, è sicuramente essere determinato e avere chiaro dove vuoi andare. Prima di passare la parola agli altri, una domanda. Io ti ho visto lì sul video con l'energia di un vero direttore d'orchestra maturo. Come reagiscono, come rispondono i musicisti più anziani all'idea di avere un giovane, come hai detto tu, che li diriga? Ok, ci sono... There are obviously two sides of the coin. due facce della medaglia, perché vive multitasking, quindi... Ci sono le persone che in qualche modo sono disturbate o indignate, quasi come se fosse qualcosa che non si deve fare, come ho detto appunto, essere unici. E ci sono quelle persone a cui devo moltissimo, a cui devo veramente tutto, perché non potrei essere qua a parlare con voi se non fosse per loro. Ci sono queste persone che hanno deciso di supportarmi e di valorizzare il mio talento, la mia preparazione per costruire un futuro e un presente. Complimenti Morgan Icardi. Grazie. Simone, so che tu dici non c'entra perché non è una domanda, però ti chiedo perché abbiamo sempre così paura di chi fa le cose differenti? Perché un adulto deve avere paura di un giovane che in qualche modo lo diriga, perché quello che è diverso da noi ci spaventa. So che non è qua, ma te ne farò altre anche, e mi piace mettere in difficoltà la gente.
Ti ringrazio tantissimo per questa domanda che non era prevista, così intanto perdo tempo e provo a pensarci. Beh, intanto un po' ti frego perché qualcosa riesco a riprendere. No, non ci c'è il materiale perché te le chiedo queste. No, beh, l'idea comunque è che noi come esseri umani abbiamo bisogno degli altri, quindi in qualche modo siamo progettati geneticamente per stare con gli altri. E già Aristotele diceva, no, che siamo degli animali sociali e in qualche modo anche solo a livello egoistico abbiamo bisogno di soddisfare alcuni bisogni, quindi in qualche modo quelli legati alla sopravvivenza, e qua ci viene sempre in mente qualche scena di Super Quark dove il gruppo di animali riesce a resistere all'attacco di un predatore proprio perché si mettono insieme, la cura e la protezione che si può vedere più in un rapporto a due con un'altra persona, e poi l'inclusione sociale. Sappiamo quanto è importante stare insieme ad altre persone per abbassare i livelli di stress, la solitudine, ma anche solo per conoscere cose nuove e quindi apprendere dagli altri. Quindi noi siamo dentro questa situazione qua. Capiremo poi magari dopo che ci sono anche degli errori cognitivi, dei bias che entrano in questa situazione, però questo ci fa capire che a noi interessa quello che pensano le altre persone e ci interessa moltissimo stare all'interno di un gruppo ed essere riconosciuti, perché chi esce dal gruppo in qualche modo, magari lo vedremo dopo, è quello che è deviante. E in qualche modo spesso c'è un'accezione negativa. Mi piace, mi collego a una parola che è gruppo, che è molto bella, perché può essere un gruppo musicale, un gruppo di persone, un insieme di persone che inseguono sogni congiuntamente. Ed è per questo che mi fa piacere passare la parola a Oscar Gianmarinaro. Lui è meglio conosciuto come Oscar, già leader della storica band Mod Torinese Statuto. Ciao, grazie mille. Ciao, ciao a tutti. Ecco, gruppo, movimento, ci vuoi parlare meglio del tuo essere controcorrente, ma anche di questo movimento Mod, insomma, di questo universo incredibile che poi avete orgogliosamente portato in giro per l'Italia e per il mondo partendo da Torino? Io sono un Mod e essere un Mod non è un'appartenenza politica, religiosa, una setta, niente di tutto questo, è una cosa molto spontanea, molto libera, una filosofia di vita che ha come base il senso di essere qualcuno per quello che si è e non per quello che si ha, che è una soluzione per vivere un sistema come quello in cui viviamo, consumistico, capitalistico, dove soltanto chi non ha problemi economici si può affermare e può vivere bene. Noi cerchiamo invece di aggirare l'ostacolo della commercializzazione e essere qualcuno per quello che si è e non per quello che si ha. Senza riferimenti, come ho detto, a scritti, a trattati, a filosofie. Siamo stati, è un movimento che è nato alla fine degli anni 50 in Inghilterra e poi si è però diffuso in tutto il mondo, fondendo insieme la cultura musicale, estetica afroamericana con quella europea, con quella giamaicana. È stato il primo movimento completamente apolitico che però ha permesso a figli di immigrati giamaicani che erano appunto arrivati dalla Giamaica a vivere a Londra, in Inghilterra, di condividere il divertimento, lo stile, la musica con gli inglesi, londinesi, senza alcun problema di integrazione, di razzismo, cosa che è successa tanto tempo fa, ma che oggi purtroppo è all'ordine del giorno. Il rispetto dell'individuo, di noi stessi, noi abbiamo uno stile che, essendo nato alla fine degli anni 50, come dicevo, anni 60, ci vestiamo facendo riferimento agli anni 60, più o meno come sono vestito, la giacca a un certo tipo con i revers stretti a tre bottoni, tanti particolari, ma non è la parte estetica quella più importante, così come non è la più importante il fatto che noi giriamo con dei mezzi di trasporto che sono molto economici da mantenere, ma che sono molto particolari, se ben curati hanno una bella immagine, cioè andiamo in giro con la Vespa, con la Lambretta, che ci permettono anche di mantenere i nostri vestiti puliti. E poi la musica che nasce dal modern jazz della fine degli anni 50, come dicevo, sempre il punto di partenza, che ha incontrato tutta la cultura afroamericana, poi è sbarcata in Inghilterra con la musica giamaicana che arrivava appunto dagli immigrati giamaicani, con lo ska e rocksteady, per passare poi dal primo revival dello ska del modern 79 appunto a fine degli anni 70, e poi con la grande ondata di Britpop che c'è stata a metà degli
dagli anni 90 con gli Oasis, i Blur e gruppi di questo tipo. Noi a Torino abbiamo il nostro punto di ritrovo che è in Piazza Statuto, davanti al numero civico 18 di Palazzo Paravia. È dal 1980 che in Mozzi Torino ci troviamo lì, è la nostra sede a cielo aperto, non abbiamo mai chiesto niente alle istituzioni, non abbiamo mai avuto tessere, niente, eppure è una cultura ben radicata nel territorio. Ci sono quelli vecchi, vecchissimi come me, e poi ci sono ragazzi che hanno 30 anni, 20, giovanissimi che hanno 15, e tutti quanti abbiamo lo stesso modo di intendere il divertimento, lo stile, la musica, l'aggregazione. Non siamo mai stati di moda, quando si dice di essere non controcorrente, comunque sicuramente fuori dagli schemi, però la nostra cultura non si è mai bruciata, e sicuramente anche solo per il nostro aspetto, sia estetico, sia comportamentale, sia per i nostri mezzi di trasporto, veniamo sempre notati. C'è un mod, viene sempre notato dalla folla in genere, e per noi questo è molto importante. Ripeto e finisco, torno al motto da cui sono partito: essere qualcuno per quello che si è e non per quello che si ha. Grazie mille. Questo è sicuramente un ottimo modo per essere controcorrente, essere per quello che si è e non per quello che si ha. E adesso passerei la parola a Manuela Savini. Lei è campionessa mondiale di padel over 45. La parte affascinante è che lei però non nasce, certo ha sempre fatto sport, ma attualmente il suo mestiere principale è l'impiegata pubblica. Però ha deciso di inseguire i suoi sogni ed è diventata un mestiere di padel. Ci racconti in che cosa sei controcorrente? Sì, io sono impiegata pubblica, laureata in giurisprudenza, quindi immaginatevi un po' la mia immagine tutto il giorno dietro un computer a scrivere, a studiare, eccetera. In realtà, fin da quando sono bambina, per me lo sport è stato tutto. Ne ho praticati di diversi. Poi all'età di 10 anni, anche un po' prima, ho incontrato il tennis e mi sono letteralmente innamorata del tennis. Quindi il mio sogno era: diventerò una campionessa di tennis. Ciò non è stato, perché ovviamente è difficilissimo. I miei genitori mi hanno fortunatamente fatto studiare e ho terminato con laurearmi, insomma, ho un lavoro. Però la passione dello sport c'è sempre stata. Se io non faccio sport non mi sento non a posto, però mi manca qualcosa nel mio vivere quotidiano. 5 anni fa, anzi nel 2016, ottobre 2016, ho iniziato a giocare a padel, ho fatto il mio primo torneo a Milano. E da lì mi sono tolta delle soddisfazioni che con gli altri sport, tennis compreso, per quanto abbia raggiunto un livello medio, non ho mai raggiunto. E le foto che vedete sono un po' la dimostrazione, io le vedo qua davanti. Ero già stata convocata ai mondiali di padel 3 anni fa a Malaga, come con la nazionale, quindi il fatto già di ricevere una convocazione, indossare la maglia della nazionale, è un qualcosa di molto molto emozionante. Sempre come signores. Quest'anno invece a marzo mi hanno convocata di nuovo ad andare a Las Vegas a giocare i mondiali. Il livello ovviamente era più alto rispetto a 3 anni fa, e non soltanto siamo arrivate seconde come Italia insieme alle mie compagne che avete visto prima nelle foto, ma insieme alla mia socia, perché a padel si gioca in coppia, abbiamo vinto il titolo mondiale di over 45. E quando ci sentiamo io e la mia socia, ma anche un po' con le altre ragazze della squadra, siamo ancora abbastanza emozionate, lo sono anche adesso, perché obiettivamente non pensavo mai più, non perché sono impiegata pubblica o perché ho studiato, ma perché comunque ho già una certa età, sono over 45, e quindi non pensavo più che certe soddisfazioni, certe emozioni si potessero presentare alla mia vita, insomma. Quindi sono super super contenta. Ovviamente, però, questo non vuole anticipare un'altra domanda, quindi aspetto la domanda successiva, perché per fare tutto ciò ci vuole sacrificio, ci vuole tantissima passione, ma questo credo l'abbiate capito che c'è. Però non basta vivere, bisogna poi anche impegnarsi. Grazie Manuela, stavo pensando a quello che hai detto e magari poi ne parleremo con Simone sul concetto che in realtà il tuo pensare sia controcorrente: sono impiegata pubblica, non si fa, sono grande, non si fa, non posso provare queste emozioni. La prima vera battaglia è stata contro di te. Cioè, la prima persona da convincere sei stata tu.
Sì, è da crederci fino in fondo. Più che convincere, no, perché questo, giusto perché lo sappiate, questo è l'ultimo punto, è il match, ball, match point della finale del campionato over 45, okay, con la mia socia. In queste occasioni, non so, chi pratica il padel o anche il tennis, viene sempre un po' il braccino, no? Perché ogni tanto tra un punto e l'altro pensi, cavolo, mi sto giocando il punto, mi sto giocando il titolo. E quindi invece di essere un po' più decisa e chiudere il punto, aspetti un attimo. Invece qua insieme abbiamo costruito bene il punto, e tra poco facciamo delle belle giocate e chiudiamo vincendo. Adesso l'audio, ecco, è qua, si chiude. E da fuori poi ovviamente hanno esultato, noi anche, quindi ogni volta che questo video mi piace un sacco. Per cui questo per rispondere alla domanda, di Walter, scusami. Bisogna crederci. Crederci sempre. Ho sentito il giovane direttore d'orchestra, che è una cosa incredibile, nel senso che io non ho avuto la possibilità, perché vi ripeto, ho studiato prima, però bisogna sempre credere in quello che si pensa di poter fare fino in fondo. Ecco, forse portandomi a casa, perché io poi vorrei che, tornando a casa dopo il nostro incontro, voi aveste la possibilità di avere un piccolo manuale di cose da fare. La prima persona da convincere quando vogliamo fare qualcosa di folle siamo noi stessi, e il secondo segreto è volerlo fare a tutti i costi, così come Morgan ha detto. Ed è importante, ed è passo la parola a Gianni Moramarco, perché lui è un artista eclettico che va controcorrente sotto molti punti di vista, e cioè mi ha fatto riflettere sul fatto che per essere supereroi non bisogna avere superpoteri necessariamente, ma bisogna credere di essere dei supereroi. Certo. Ecco, tu produci opere d'arte e sei uno degli artisti italiani più venduto al mondo, e è un Grazie. Piacere averti qua. Ci vuoi parlare delle tue opere d'arte e del perché ti piace raccontare e dipingere Batman? Allora, io ho cominciato con degli studi tecnici, perché mio padre era nell'edilizia, mio zio pure, quindi mi hanno messo nella via, quindi fatto studiare da geometra e poi sono andato avanti. Però la mia passione, il mio sogno erano due: mi piaceva disegnare e mi piaceva giocare a calcio. A calcio non ho potuto realizzare il mio sogno perché ho avuto un infortunio, ho giocato nella Juventus fino quasi, tieni bene perché... ho giocato nella Juventus fino a 17 anni, quindi, però ho preso una pallonata, ho perso 8 gradi dall'occhio destro e ho dovuto abbandonare. E quindi ho fatto il mio lavoro, cioè seguivo i cantieri, però disegnavo sempre. Il passo che ho fatto per diventare artista è stato quando mi sono separato. Allora ho deciso di cambiare vita totalmente e ho detto, adesso voglio fare l'artista. Mi sono messo lì, era una giornata, cioè già dipingevo, cioè, già avevo, facevo già qualcosa, però non a livello, davo qualcosa in qualche galleria così. E una giornata di quelle grigie di Torino, che Torino è grigia, e mi è venuto in mente di essere io, oppure ho immaginato altri personaggi, un supereroe, e ho cominciato a fare Batman su Torino. Quindi l'ho messo sui Monti dei Cappuccini, forse adesso non ho guardato le immagini, ma si vedrà. E ho messo Batman e ho detto, questa è Gotham Turing, che ho portato questo quadro, l'hanno visto parecchie persone ed è piaciuto. Da lì ho cominciato, ho detto, ma mi piace fare questo tipo di arte, perché posso fare quello. Eccolo qua, il mio primo quadro con i supereroi. Ho detto, posso avere un filone e trasmettere quello che voglio trasmettere facendo anche Joker, perché in ognuno di noi c'è il Joker, ognuno di noi ha il Joker. Poi di conseguenza ho detto, ma le donne vogliono essere tutte Catwoman, quindi ho cominciato a rappresentare nei miei quadri, nei miei interni, perché qui adesso poi sono, questa è una seconda fase dove prima facevo molto sulla mia città. Poi allargandomi, avendo successo un po' anche fuori dal Piemonte, ho incominciato a fare altre cose che mi piacevano facendo gli interni, che poi è quello che ho studiato. Quindi, cioè, metto in pratica l'arte, il tecnico con l'arte,
e quindi vado ad inserire tante cose con un significato che molti magari non danno, ma che si vede nei pezzi. Se uno va a analizzare bene le opere, capisce il significato di quello che voglio trasmettere. Gianni, io ti ringrazio perché ci hai dato un altro spunto di riflessione importante. Quando le cose vanno male, ci sono due metodi, cioè quindi nel caso della separazione. Sì, certo. O ci si piange addosso e quindi io, ecco, direi, si sceglie di vivere il momento Masini. Vi ricordate Masini? Il cantante, quello, sì, degli anni 90? Masini, sì. Masini, ecco. E il momento Masini l'ho coniato quando avevo 15 anni e mi lasciò la prima fidanzatina, che vuol dire piangersi addosso. Cioè, mi ricordo che arrivai a casa, presi il barattolo di Nutella imperiale, quello da 5 kg, il cucchiaione, poi misi nello stereo Masini con la cassetta play e poi mangiai Nutella fissando al soffitto con sguardo catatonico. Questo, esatto, è un metodo. Il secondo metodo invece è crearsi un sogno nuovo, che è quello che hai fatto tu. Quindi, nei momenti in cui le cose non vanno bene, le persone speciali, quelle che vanno controcorrente, non si piangono addosso, ma creano sogni. Che è un, esatto, po' il leitmotiv che torna, quindi sogno, sogno, sogno. E perciò passerei a questo punto la domanda, quella d'etichetta, è: quanto siamo liberi, Simone, psicologo e psicoterapeuta, di andare o di essere controcorrente? Allora, mi prendo due minutini, no? Provo a utilizzare una metafora un po' bassa, popolare, non molto raffinata. Comunque, immaginiamo di andare da IKEA, se si può fare pubblicità, io ho bisogno di un Kallax ancora in studio, quindi se mi arriva bene. Di andare di IKEA, magari in un momento in cui pensiamo, tanto non c'è nessuno, figurati se, poi appena arrivi trovi centinaia di persone che sono entrate. No, io devo andare a prendere un piccolo gadget. Inizio a seguire il percorso di IKEA con le sue indicazioni, con le sue frecce per terra e in qualche modo sento anche la calca dietro. Magari nessuno mi spinge più di tanto, però sento che la direzione va in una certa parte, no? Poi a un certo punto magari ti perdi, rispondi al telefono e dici cavolo, ho passato il luogo lì dove potevo trovare questo gadget e quindi track, devo girarmi e andare controcorrente, no? In qualche modo si può anche fare, ma quando c'è tanta calca abbiamo difficoltà a fare lo slalom. Qualcuno ci guarda anche un po' male perché è come se fossimo un po' deficienti che non riusciamo a seguire il tragitto. Quindi questo cosa ci dice? Che andare controcorrente è possibile, ovviamente, però è molto complicato perché da una parte tornano un po' quei bisogni che andiamo a soddisfare che ho detto prima. E dall'altra parte c'è l'idea che si innescano degli errori, dei bias, quando si formano anche solo dei gruppi. Cos'è un bias? Un bias è un errore di ragionamento, che molto spesso non è molto consapevole. Quindi già noi, se capiamo alcuni meccanismi, siamo un po' più liberi di andare anche controcorrente. Cioè, come per esempio se noi fossimo convinti che a 45 anni non si possa vincere un campionato del mondo, quello è un bias. È un grande bias, sì, quindi sì, un tunnel cognitivo. Anche perché lo ripete spesso, quindi sì, molto grande. Ok. Noi in qualche modo qua, anche se nessuno magari andrà stasera a cena insieme, però sentiamo di appartenere a un gruppo diverso rispetto a quello del pubblico. E cosa succede in questo caso? Quando siamo all'interno del gruppo, le differenze interne tendono ad assottigliarsi, mentre andiamo ad esasperare, a esagerare, a amplificare le differenze con chi sta fuori. E in più, un'altra cosa che ci insegna la psicologia sociale è quello che anche le nostre valutazioni, le nostre opinioni, i nostri pensieri tendono a essere meno estreme rispetto a quando siamo da soli. Quindi in qualche modo ci uniformiamo. Qual è? È sempre un po' la paura. La paura è di uscire fuori, che vuol dire essere additato come quello che va controcorrente, perché non sempre veniamo visti in maniera positiva, ma molto spesso i termini che si utilizzano sono anche molto duri, no? La normale, l'anomalo, fino anche all'eccentrico, al pazzo, al folle. E l'eccentrico forse anche interessante come termine, proprio perché ci dice fuori dal centro. Dovremmo capire che cos'è però la normalità, visto che cambia in base alla cultura di appartenenza. Cos'è la normalità? È una bella domanda. Chissà se esiste la normalità poi alla fine. Nel senso, se non matematicamente, credo che ormai i tempi e quello che stiamo vivendo stiano giustamente abolendo il concetto di normalità. Non so se lo sappiate, ma qualche tempo fa la Procter & Gamble, che vende shampoo, è stata costretta a togliere dal mercato gli shampoo per i capelli normali. Sto scherzando, è vero? Perché mettevano a disagio le persone che avevano i capelli non normali.
e quindi quando tu vai a comprare lo shampoo non puoi dire che shampoo vuole, allora non lo voglio per i capelli grassi, non lo voglio per la polpa, perché non c'è più la definizione dello shampoo per i capelli normali. Quindi giustamente la nostra società sta abolendo il concetto di normalità. E collegandomi a quello che hai detto, quindi ci vuole il coraggio di andare controcorrente, mi viene una domanda. All'inizio vi ho detto che nulla è impossibile, io credo che nulla sia impossibile, ma non è gratis. Cioè tutte le sfide che affrontiamo, tutto quello che facciamo ha un costo. Se pensate a tutto quello che avete raggiunto nella vita, alla fine è stato pagato in termini di famiglia, di tempo, di energie, di sofferenze, di emozioni. E quindi ti chiedo, parto così, parto da te. Qual è stato, Manuela, il tuo costo? Cioè, quanto hai pagato in termini di emozioni, di vita, per diventare campionessa mondiale di paddle over 45? È giusto rimarcarlo. In termini di emozioni, credo di averlo già detto, una volta che arrivi lì, perché non ci pensi. Però a che cosa hai rinunciato? A che cosa hai rinunciato per diventare campionessa di paddle over 45? La domanda è sbagliata. Cosa ho fatto? Non tanto cosa ho rinunciato. Ho rinunciato magari a quello che può fare la gente diversa da me, che preferisce andare fuori a cena oppure a divertirsi. Io priorità, al di là del mio compagno, che se non mi uccide, è allenarmi. No, e allenarmi, quindi... Quanti allenamenti fai al giorno o a settimana? Beh, non, dipende dagli impegni sia di tornei che insomma di lavoro anche, giustamente. Però se non mi alleno 4 volte a settimana mi sento che mi manca qualcosa. Poi ovviamente, essendo un over 45, a volte arrivano degli acciacchi e quindi lì mi pesa fermarmi. E tuo compagno che dice del fatto che tu sia via 4 giorni a settimana? No, ma poi rientro a casa, tranquillo. Sì. No, il mio compagno può dire che magari passasse un po' più di tempo in casa sarebbe più contento anche lui. Però poi quando vinco, quando da Las Vegas gli dico guarda che ho vinto il titolo, ovviamente non ci crede neanche lui. E poi se ne va in giro a vantarsene con amici e altri compagni di gioco di padel. Ecco, quindi alla fine ho trovato un compagno che ovviamente è sportivo. Magari non maniacale come me, però è sportivo e fin da quando ci siamo messi, insomma, ci siamo conosciuti, quindi ormai 15 anni, mi ha presa così, mi ha cresciuto così, mi accetta così. La mia famiglia anche, per quanto non abbia una famiglia di super sportivi, ho una sorella che vive all'estero e lei è la prima che dice sei una mancata atleta, nel senso che avessi magari avuto un'altra vita, che però non rinnego, perché io non rimpiango la vita che ho avuto, e forse sono ancora più emozionata per questo titolo perché è un qualcosa che, come dicevo prima, non pensavo assolutamente mai di poter raggiungere. Grazie. Prima, quando hai detto, il mio fidanzato si lamenta sempre perché dice che sono fuori, poi quando sono a casa si lamenta che sono a casa. Ovvio. Perché poi sono abbastanza dinamica, no, anche in casa. È un po' come Cesare Pavese nella Luna e Falò, che quando era in America si lamentava di essere in Italia, quando in Italia si lamentava di essere in America. Quindi alla fine un altro grosso difetto che noi abbiamo è che non ci bastiamo mai. Noi uomini e donne siamo strani. Quello che abbiamo non ci manca e quello che noi abbiamo ci manca sempre. È come se inseguissimo sempre quello che non abbiamo. Morgan, invece, qual è stato il tuo costo? Cioè, qual è stato il prezzo che hai pagato per andare controcorrente? A che cosa hai rinunciato? Come tutte le persone che hanno deciso di essere unici in qualche modo o che hanno deciso di rinunciare a qualche cosa, almeno per me, come ha detto prima, non c'è da rinunciare, c'è piuttosto la determinazione di essere Morgan. Io sono Morgan. Io sono io, nessuno mi può dire chi sono e io decido giorno dopo giorno chi sarò e quindi quello che faccio io sono semplicemente, perché i pensieri, i sogni, in Italia c'è sempre molto detto del sogno, sei un sognatore, è come se fosse qualcuno che pensa qualcosa ma alla fine non ha la determinazione per svolgere, per veramente portarla avanti fino alla fine. Ma quando una persona è così speciale, hai usato diverse volte la parola unico, e il dottore ci può dire che le parole sono importanti, come si trova una persona unica con i suoi coetanei, i tuoi ragazzi, i tuoi amici, i tuoi 14enni, come vivono la tua unicità? Ma
secondo me, vissuta molto bene, non solo dai giovani ma anche dagli adulti, perché per esempio quando dirigo un'orchestra spesso mi viene chiesto, ma non c'è qualcosa di in qualche modo uncomfortable o qualcosa di strano che c'è? Perché tu dirigi loro, ma loro hanno 30 anni in più di te, 40 anni, a volte 50 anni in più di te. E io dico sempre, rispondo sempre, non c'è un problema, perché siamo là per la stessa ragione. Siamo là perché facciamo musica, perché facciamo quello che amiamo fare, perché noi siamo semplicemente chi siamo. E l'età non definisce chi siamo, ma piuttosto le nostre azioni lo definiscono. Bello, perché il passaggio è: non siamo quello che abbiamo, ma quello che siamo, e quello che facciamo definisce chi siamo. Quindi mi ricollego a Oscar. Oscar, qual è stato il costo che tu hai pagato per andare conto corrente? Controcorrente volontariamente non paga. Io devo dire che con l'attività del mio gruppo degli Statuto abbiamo sempre espresso nei testi come la pensiamo. Abbiamo sempre avuto un atteggiamento però mai autoghettizzante. Quindi abbiamo sempre fatto dei brani dal testo frivolo, abbinati invece, associati a canzoni invece che avevano tematiche importanti e anche abbastanza aggressive. E in un tipo di inserimento di genere musicale dire determinate cose è sicuramente scomodo, e devo dire che lo abbiamo pagato sulla nostra pelle con vere e proprie censure radiofoniche, televisive e anche giornalistiche, tant'è che noi siamo stati per ben 7 anni senza suonare a Torino proprio per nostra scelta, come autoesilio. Proprio perché noi abbiamo sempre avuto una posizione critica rispetto alle istituzioni, non tanto le istituzioni politiche, ma le gestioni artistiche e culturali della nostra città. Questa è una cosa che risale a circa 20 anni fa, e quindi siamo sempre stati discriminati per questo, perché noi poi, pur non facendo parte di una certa lobby, avevamo comunque la nostra autonomia, la nostra vitalità artistica, la nostra popolarità nazionale, a livello proprio nazionale, e questo ha sempre dato fastidio a questo tipo di, ripeto la parola, lobby, che ci sta bene, e quindi ci hanno veramente osteggiati in maniera diretta, indiretta, subdola, evidente oppure nascosta. E a un certo punto ci siamo stufati e abbiamo detto: noi a Torino non suoniamo più, perché basta. Suonavamo in giro per l'Italia, ma non a Torino, oppure nei paesi vicino, Moncalieri, Collegno, eccetera. Poi c'è stato in questi 7 anni il modo di chiarirci con determinate situazioni, istituzioni culturali, tutto quanto, e alla fine siamo tornati a suonare a Torino dopo 7 anni, quando è stato organizzato un Traffic Festival con una serata dedicata proprio esclusivamente alla musica ascoltata dai Mods, con artisti che arrivavano dall'Inghilterra come Paul Weller, come gli Species e con gli Statuto. La cosa si è fatta a Venaria, quindi noi potevamo suonare, perché non era a Torino, era a Venaria, e poi l'anno seguente siamo tornati a suonare nella nostra città sul palco, tra l'altro accompagnati da Paolo Pulici. Noi siamo tifosi del Toro e per noi Pulici è proprio il nostro dio, e quindi essere, grazie, l'applauso è probabilmente per Pulici, essere accompagnati sul palco da Pupi è stato un segno di forza. Cioè, noi abbiamo il pubblico, non abbiamo il cielo, ma abbiamo la strada con noi, e quindi è stata una grossa rivincita la nostra. Grazie, quindi il costo è stato l'esilio, il costo di inseguire le proprie idee è stato l'esilio. Gianni, invece, qual è stato il prezzo che hai pagato per diventare un artista? A parte la separazione, o magari è stato un vantaggio, ecco. Il prezzo è quando uno inizia, che propone le sue cose nelle varie gallerie e tutti commentano e quindi magari ti chiudono la porta in faccia. Però nella vita, come nell'arte, in qualsiasi cosa, bisogna avere carattere. E uno è memoria. Bene. Perché adesso ricordo che magari qualche galleria mi ha detto no, non va bene, non mi piace, no. Adesso magari è una di quelle gallerie che vende più roba mia, quindi e sono apprezzato. E hanno la scusa che magari non erano in giornata, quel giorno non avevo visto bene, o mi ero presentato male. E quindi, niente, bisogna avere gli obiettivi. Se uno ha un obiettivo e lo perseguita, e l'obiettivo però deve variare, deve avere anche la mentalità di poterlo cambiare, variare, però deve essere sempre un obiettivo alto e ci si dovrebbe arrivare.
Ti ringrazio, mi hai dato un altro spunto. Io sto segnando le cose, poi faccio il riassunto. Che bisogna non arrendersi. No, cioè, no. Non bisogna arrendersi davanti alle porte chiuse in faccia. No. Io ho ancora il mio obiettivo e lo sto perseguitando. Cioè, cercando di arrivarci, spero di arrivarci. E l'obiettivo comunque è di trasmettere nella mia attività, diciamo, adesso artistica, di trasmettere dal bambino di 5 anni al novantenne le stesse emozioni, perché poi noi diamo emozioni guardando certo. Un'opera, cioè può costare un euro o 100.000 euro, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è di dare delle emozioni, quindi cercare di catturare lo sguardo e creare delle emozioni alla persona, cioè, certo. Quindi questo è l'arte, poi fuori dagli schemi. Bene, quindi mi ha fatto pensare che io, come dicevo, ho iniziato a fare il mago da bambino e quando inizi a fare il mago tu passi le giornate davanti allo specchio cercando di far sparire una moneta e quindi tutte le persone, i tuoi amici della tua stessa età giocano fuori e si divertono e tu invece chiudi le finestre perché nessuno ti guardi e ti metti davanti allo specchio, metti una moneta in mano e cerchi di farla sparire. E passano le ore, passano i giorni, passano le settimane, passano i mesi e se li conti passano anche i minuti finché a un certo punto la moneta scompare. E quando la moneta scompare, il dono più grande che ottieni non è il trucco per far sparire la moneta, chi se ne frega, non è importante. Impari che se insisti, non ti arrendi mai, puoi realizzare l'impossibile. Ecco, questo è il dono più grande che mi abbia fatto la magia, quindi 40 anni di magia. Avevamo insegnato che il segreto per realizzare l'impossibile è non arrendersi mai, che in qualche modo è quello che ci hai raccontato tu, che ci hai detto tu, e quindi io concluderei ancora con la scienza, con un'ultima domanda. Ma la società? Tu hai detto noi qua siamo diversi, io non credo, anzi mi siederò lì in mezzo perché trovo che sia bello che ci sia sempre una comunicazione, una commissione tra palco e pubblico, ma come viene percepito dalla società chi è controcorrente? E mi siedo qua, via, vengo qua vicino. Come abbiamo detto prima, intanto è impalpabile la differenza tra i gruppi, adesso vediamo se la senti anche tu, no? Fai questo esperimento, e anche al di fuori della consapevolezza, però c'è un sentore sotto sotto. E chi esce, come abbiamo detto prima, dal terreno battuto, in qualche modo viene etichettato molto spesso con delle parole abbastanza forti, no? Come dicevo prima, la persona anomala, normale, pazza, folle, e anche questo eccentrico, no? E citavo, non ve lo dico in greco perché non l'ho studiato, il significato, però fuori dal centro. E prima ci domandavamo ma che cos'è il centro, che cos'è la normalità, in effetti diventa difficile capire perché la normalità alla fin fine è una media statistica di comportamenti, di abitudini, di modi di pensare che ovviamente sono decisi su base culturale e quindi possiamo dire che la normalità anche varia in base alla cultura e non possiamo pensare che ci sia una normalità in senso assoluto. Possiamo pensare, per esempio, se è più eccentrico, non so, un santone di un villaggio che afferma di comunicare con i morti, oppure il nostro sacerdote che trasforma il pane e il vino durante la messa nel corpo e nel sangue di Gesù. Oppure è più eccentrico e più fuori mangiare degli insetti, oppure pagare non poco, mi è capitato, andare in un 3 stelle e mangiare dell'escargot, no? delle lumache. E dipende anche lì. È ovvio che dobbiamo tener conto anche di questo fattore, cioè che non c'è una normalità in senso assoluto e quindi dovremmo accogliere un po' di più, non tanto come qualcosa da etichettare come sbagliato, ma ascoltare la persona che va controcorrente, che dall'altra parte però deve capire i meccanismi in modo tale anche da far diventare quel suo pensiero divergente qualcosa che può essere anche accolto dalla società. Perché sappiamo, sempre riferendoci un po' agli studi, che anche le minoranze, anche quella parte che si discosta dal pensiero comune maggioritario, che è molto imponente e forte, però se ha una propria coerenza, una propria costante, dopo un po' riesce a incidere e quindi viene preso in considerazione e si possono fare dei cambiamenti. Bene, ti ringrazio. Applauso di rito anche ci se sta. Sono solo psicologo e psicoterapeuta, anche un applauso. Dai. Io sto a metà perché voglio creare appunto un punto di contatto tra chi ha inseguito la propria eccentricità, la propria follia, chi invece magari questa sera tornerà a casa, lascerà il lavoro,
mollerà tutto e grazie alla Regione Piemonte inizierà a inseguire i propri sogni. Beh, sarebbe stata una giornata spesa bene. Ringrazio Oscar Giammarinaro, musicista, Morgan Icardi, direttore d'orchestra e pianista, Gianni Moramarco, artista, Manuela Savini, campionessa mondiale di padel over 45 e Simone Spadarotto, psicologo e psicoterapeuta. C'è una frase molto bella di Coco Chanel, che secondo me è perfetta per concludere questa giornata, che dice che solo chi è unico diventa indispensabile. Quindi abbiate il coraggio di essere unici, se volete essere indispensabili per le persone che amate, per le persone che vi vogliono bene, per i vostri colleghi, per i vostri amici. È solo l'unicità che ci rende speciali. Quindi abbiate il coraggio di essere unici e speciali per vivere una vita più bella e piena di sogni. Grazie a tutti. È stato un piacere. Ci vediamo domani. Una cosa importante. Domani siamo qui per la conferenza stampa di un evento fondamentale che è il campionato mondiale di magia, il Masters of Magic Festival, che saremo al Teatro Alfieri sabato e domenica prossimi. Se volete vedere il più bello spettacolo di magia del mondo, Viva Ticket, ci sono i biglietti, vi invito. Abbiamo 20 artisti pazzeschi e quindi se avete piacere è veramente speciale, vi aspetto. E sono tutti assolutamente unici. Ciao. Walter, scusate un attimo. Sì. Io credo anche a nome degli altri vorrei ringraziare anche te per averci condotto prima, grazie, e durante e dopo e per il tuo messaggio che condivido appieno. Proviamoci. Grazie mille. Ciao.